Il Consiglio regionale, nella seduta del 16 settembre, ha approvato il rendiconto dell'ente, che chiude il 2013 con un avanzo di 17 milioni di euro da reinvestire in assestamento di bilancio. Nella stessa seduta, l'Assemblea legislativa ha iniziato l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa e dopo l'approvazione dell'articolo 7, l'esame del provvedimento è stato rinviato alla prossima seduta. Presentato a Palazzo Lascaris il programma dell'ottava edizione della Giornata regionale del volontariato di domenica 28 settembre. La manifestazione sarà organizzata come un grande open day nelle sedi delle singole associazioni, con eventi e manifestazioni in tutto il Piemonte. Una delegazione di consiglieri regionali è salita sino al 35° piano del nuovo Palazzo Unico della Regione Piemonte per verificare l'avanzamento dei lavori del grattacielo futura sede dell'ente. Avviata la 34esima edizione del progetto di storia contemporanea, indetta dal Comitato Resistenza e Costituzione in collaborazione con l'Ufficio Scolastico del Piemonte. Per iscriversi, utilizzare il modulo pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale. E online su crpiemonte.tv il video documentario sulla seconda legislatura, realizzato dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale. Si tratta di Una regione per lo sviluppo, prodotto multimediale della serie Piemonte Memoria, dedicato all'attività regionale dal 1975 al 1980. Sono stati pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte i bandi per le nomine di inizio legislatura. L'elenco è presente anche sul sito del Consiglio regionale www.cr.piemonte.it nella sezione dedicata alla Commissione Nomine.